cari amici, oggi siamo all'Hotel Prealpi, conosciuto anche, ha avuto 105 anni di storia, quindi è nato come Hotel Prealpi nel 1912, poi successivamente nella guerra, prima guerra mondiale, 1518, 1915-1918 è diventato ospedale e poi nella seconda guerra mondiale è diventato colonia per i bambini orfani di guerra della seconda guerra mondiale. Adesso facciamo vedere un po' l'esterno e poi entreremo all'interno, sopra racconteremo la storia e mano a mano faremo vedere tutto il bello che c'è da vedere. Intanto godetevi l'esterno. Naturalmente Gennaro Gelmini e youtuber Mauri, capitano Barbadura, al 14 maggio 2017, Viggiù, provincia di Varese. Faccio vedere l'esterno. Fai vedere l'esterno. Allora, cari amici, questo è l'esterno dell'hotel. Hotel, ospedale e colonia per bambini orfani. Andiamo Mauri un attimo verso di là. Qua è una bellissima pianta, Mauri. Hai visto? Bellissima pianta in fiore. Bellissima pianta in fiore, tutto per noi. E di là la colonia. La colonia hotel. Un antico albero. Ma perché c'è il E questo può essere che il ballatoio l'abbiano fatto successivamente per i bambini orfani che d'estate prendevano un po' di sole. Capito. Siccome c'erano sempre tante giornate di pioggia. Questa è la parte della chiesa che poi si farà un discorso qua su Maria Bertilla. Dopo faremo un discorso su Maria Bertilla anche qua. La chiesa dove Maria Bertilla veniva a pregare. Faccio delle foto. Qua dicono che alla chiusura dell'hotel hanno messo queste serrande per non far entrare nessuno. Però, cosa ci voleva? Alla fine, naturalmente, per carità, le avranno aperte chissà quanto tempo fa. Qua, la parte della chiesa. Allora, quella è la villa del padre Beccaro che poi andremo a vedere. Questa è la parte laterale del Prealpi, ballatoio e tutto. Ve la faccio anche vedere da qua che è bello, particolarmente bello, a me piace, a me è piaciuto. A me è un posto che ha dato una bella sensazione comunque di piacere di una struttura che può essere messa a nuovo uso. Ecco il nostro caro Gennaro che sta salendo le scale tutto fiero. Quello che rimane delle scale, meno male qua le scale sono a posto. Di qua poi è crollato sopra. Le stanze. E qui ci siamo contro luce, sta arrivando anche il temporale. Questa qui è una scala che va su, qua ci sono.
Ecco, cari amici, raccontiamo la storia della struttura. Noi adesso ci troviamo nel Hotel Prealpi, nato nel 1912, quindi sono 105 anni che ha questo hotel. Nato nel 1912 e ha fatto le funzioni di hotel per 3 anni, 4. Sì, sì. Nel 1915 è divenuto ospedale. Ospedale perché iniziò la prima guerra mondiale e divenne ospedale per i feriti di guerra, per militari feriti nella guerra, nella prima guerra mondiale, militari italiani. Qui in questa struttura ci lavorava Suor Maria Bertilla e quindi per alcuni anni svolge le veci, le funzioni di ospedale. Ospedale Prealpi, quindi Hotel Prealpi, e purtroppo dopo appena 3-4 anni Ospedale Prealpi. Hotel e poi ospedale. E poi, dopo la Prima Guerra Mondiale, non svolge più le funzioni, nessuna funzione, finché però viene rilevato da padre Beccaro, un religioso, che fa una colonia per bambini orfani della Seconda Guerra Mondiale. Sì, sì. Quindi questo luogo è uno dei pochi che ha superato le due guerre mondiali indenne, ma non solo indenne, veniva utilizzato durante la guerra e rimase indenne perché potevano bombardare un luogo del genere. Certo. Invece rimase e si trova, l'abbiamo ancora qui. E divenne colonia per i bambini orfani di guerra nella Seconda Guerra Mondiale, colonia e piccoli di padre Beccaro, istituto. Qui i bambini lavoravano e studiavano. Chi? Quali bambini? Gli orfani di guerra, gli orfani dei militari morti in guerra, nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi questo luogo attraversa tre storie. Prima hotel, 1912, 1915 ospedale, 1940-41 così, colonia di padre Beccaro, fino però ha continuato a rimanere istituto colonia per bambini anche successivamente per un po' di decenni. Poi non sono riusciti più a rivelare la struttura come albergo ed è rimasta così. Hanno tentato una certa ristrutturazione, non finita, perché o si hanno tanti fondi, tanti soldi, o non si fa nulla. E questa è la storia. La legherò assieme, pure un po' perché non so finito dove inquadra, la legherò insieme alla storia di Maria Bertilla, perché guarda caso, quando poi abbiamo fatto il sopralluogo, di là ci sono le parti, c'è una cappella dedicata a questa santa, diventata santa, Maria Bertilla. Perché Maria Bertilla? Perché è importantissimo, perché durante quegli anni 1915-1918, prima guerra mondiale, se si moriva in guerra, tanti caduti in guerra, almeno chi veniva qui come ferito, magari moriva o magari riusciva a recuperare, tanti sono rimasti in carrozzella, tanti invalidi, abbiamo avuto tanti invalidi e tanti morti. Allora, trovavano però Maria Bertilla, perché sapevano accudire. Al ferito dicevano, dai, rimettiti in sesto. Quel fatto, oltre a curare, ad avere un qualcosa verso il malato guariva prima. E invece, purtroppo, in quegli anni si doveva dire per regola, ai feriti di guerra bisognava dire rimettiti presto in forze, perché così tornerai in battaglia, tornerai in guerra. Questo si doveva dire ai feriti, perché i feriti, ma si era in guerra, non si sapeva
quando finisce questa guerra, poteva continuare, invece dal 1918, poi è finita nel 1918. Allora, ai feriti bisognava dire fatti forza che torni in guerra. Invece Maria Bertilla dicevano rimettiti presto in forze, sostieniti e speriamo nella pace. Questa era una gran bella convalescenza per le persone, perché si mettevano in forza prima. La cosa negativa è che invece la regola era per la battaglia, per la guerra. Quindi poi la Bertilla, la Maria Bertilla, è stata messa giù alle lavanderie. Quindi prima faceva l'infermiera qua, in queste sale, in queste stesse sale, faceva l'infermiera. Naturalmente adesso sono un po' urbex, no? Tutte concelle. Faceva l'infermiera qui e però, siccome agiva per la pace, con un sentimento di pace, la portarono all'ultimo periodo, stava in lavanderia a lavorare. Dopo vedremo anche le parti sotto, vedremo la chiesa, vedremo tutto. Molto bello. Ho voluto iniziare da sopra, ma sotto anche faccio delle spezzone di partenza. Sì, sì, sì. Perché? Perché poi partire da sopra, sotto, però prima faccio una spezzone poi di partenza. Sì, siamo partiti prima con me, ci tendiamo. Sì, l'unico, come potrei dire, preoccupazione qua è che praticamente quando fa brutto tempo, anche oggi piove, però non tanto, quando fa brutto tempo le capre del bosco vengono qui per ripararsi. Hanno piazzato delle assi al secondo piano in maniera che non riescono a salire dal secondo piano. Noi siamo al terzo piano, però abbiamo sempre il pensiero al primo piano se ci siano delle capre. Le capre hanno le corna, possono incornare, ma soprattutto se hanno dei bambini, quindi dei cuccioli, no? Dei cuccioli di capra. Sì, quindi bisogna stare attenti, bisogna stare lontani perché le capre non fanno nulla di male. Però se dovessimo passare per puro caso, non perché vogliamo, perché capitiamo così, vicino dei cuccioli, allora lì ci incornerebbero. Allora la nostra preoccupazione è anche un po' per queste capre. Per queste capre. Una oggi l'abbiamo vista, richiamava le altre. Richiamava le altre, che dice? Continuiamo l'urbex. Vabbè, continuiamo l'urbex. Ah sì, ma poi presentiamoci di nuovo. Quindi, ma tanto ci conoscete, per questo eravamo un po' veloci a fare. Sì, YouTuber Mauri, quindi, Capitan Barbadura e Gennaro Giannini, oggi Viggiù, provincia di Varese, in Val Ceresio, a 15 km a nord di Varese, e praticamente questo Hotel Prealpi, che poi ha fatto anche le funzioni di ospedale, e di colonia per i bambini orfani. Ok, bene. Okay. Ed è oggi il 14 di maggio 2017. Bene. Ma io proseguo in live. Sì, prosegui. In diretta. Ascolta. Per quanto posso. Aspetta che stacco il coso, qui abbiamo troppo il cane per i miei gusti. Ma sono i cani del paese comunque. Speriamo sempre in bene. Le pecore, il cane. Allora, cari amici che ci seguite, lì è Saltrio, il paese di Saltrio. Saltrio. Poi abbiamo tutta la parte anche con la torre di Saltrio. I primi monti, poi i primi paesi, i primi monti della Svizzera, perché siamo sul confine elvetico, siamo in Italia sul confine con la Svizzera, e di là naturalmente un po' dietro qua, dietro gli alberi c'è Viggiù, e noi siamo a Viggiù. Io faccio un po' di giri qua. Sì, intanto io ti vengo dietro,
Cari amici, qui vedete le scale, antiche scale. Allora, la parte del tetto è crollata, non che noi non vogliamo farvela vedere, semplicemente non abbiamo la possibilità di andarci. Oppure potrei fare un estremo tentativo, però io sinceramente l'altra volta non ci sono andato, però non sarebbe male andarci se solo non crollasse tutto. Mauri fa niente, guarda, allora ragazzi, io sono arrivato dove altri non sono arrivati, però il timore è grosso. Mauri, sono riuscito, sono sul tetto, è incredibile, nessuno youtuber è arrivato qua. Sì, si può fare, dai, che arriviamo dove nessuno arriva. Noi riusciamo ad arrivare sopra tutti, addirittura al tetto. Dai, Mauri, e da lì saltano qua e ce la facciamo. Dai, dai. E questo, ragazzi, il tetto, per questo dicevo, non si può fare, perché è veramente in condizioni pietose. Però venire qui era grandioso. Vieni, vieni! Vai, salta, salta! Vieni, vieni di qua! Dai, 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 dai! Non crolla niente, dai, vai, vai! La prendo io, dai! Salta, beh, a posto, hai visto? E siamo sul tetto, dove gli altri youtuber non sono venuti. È incredibile. E noi siamo venuti. Magari riesco a posizionare, pensate, sul tetto, posizione, riesco a riprendermi. Chi lo sa? Magari fosse. Ho messo la telecamera lì. Cari amici, siamo sul tetto, dove praticamente noi riusciamo ad arrivare oltre. Qua il tetto è mezzo distrutto, mezzo sfasciato, però... guardate, io non so quanto possa tenere, però era troppo bello arrivare al tetto, vi pare? E siamo addirittura sopra il tetto dell'hotel Prealpi. Guardate, dal tetto si vede la colonia. Mauri, siamo riusciti ad arrivare al tetto. Vado io di là? Sì, vai tu. Scusate, vieni. Guarda, il tetto tutto sfasciato, sembra che sia successo chissà che cosa. Allora, praticamente, ma vedete, cari amici, quando noi diciamo è impossibile andare in un posto, perché sappiamo che è impossibile. Qua, per esempio, il peso che c'è di questo, di tutto ciò che è crollato, andrebbe tolto. Se no potrebbe crollato, distruggere l'intera struttura, sfasciare l'intera struttura. Sì, ma è bellissimo, è fantastico sul tetto. Guardate, ragazzi, anche qua ha preso acqua e quindi è come sta. Immagini dal tetto, è incredibile. Chissà se riesco a riprendere in una maniera in una maniera che mi vedo da qui. No, ma qua, ecco, così, qua queste parti. Però sarà un controluce, cari amici, però per farvi vedere il tetto, allora ci sono un controluce, poi metto videocamera qua. Allora qua prende, ecco, cari amici, siamo sul tetto dell'hotel Prealpi e noi però facciamo dove di là. Mauri no, perché dà troppo peso, di qua no, perché c'è l'acqua, quindi noi il tetto non lo possiamo fare tutto. Dove c'è l'acqua di qua, è facile
che abbia preso umidità e col nostro peso possa crollare, quindi non lo faremo. Di là non tiene tanto, però bisogna passare lateralmente. Qua la stanzina tiene di più. E sì. Dall'altra parte ci sono praticamente crollato il tetto, si è soppesato sopra. Quindi abbiamo il problema del peso del tetto che è crollato. Quindi se noi passassimo potrebbe crollare sotto. E bisogna capire un pelino di queste cose per sapere, per addentrarsi in questi posti. Però tutto bene, cari amici, siamo riusciti ad arrivare al tetto. Ok. Mauri, sì. Che ne dici che siamo riusciti ad arrivare al tetto? Devo essere sincero, non volevo proprio salire perché la scala era molto pericolante. Voi guardate. Ma hai visto, io capisco dove tiene. Se saliamo tutti e due forse è meglio. Perché siamo riusciti a salire perché piano piano, però siccome ci sono posti, guardate lì per esempio. Sì, ma noi di qua non possiamo arrivare. Qua è crollato tutto e anche qui, sappiate, è crollato tutto. Allora lì c'è il pennacchio, però non si vede che c'è troppa luce. No. Non riesco a inquadrare di qua. Se riesco, esatto, perfetto. Forse riesco a inquadrarlo da di qua il pennacchio. Cioè praticamente, come devo dire, la parte sommitale. Però c'è sempre un controluce e non riesco a inquadrare bene. Ecco. Lì è il panorama. È crollato tutto, è distrutto. Avevo tenuto un po' di zoom. Sì. Allora mi era rimasto un po' con lo zoom. Beh, comunque questa è la parte proprio l'ultimo piano. Sì, sì, il tetto, il sottotetto. Sta caricando, vuol dire che sta caricando il trailer. Bene, bene. Io ho per la presentazione. Sì, poi dopo niente, poi quando vuoi che ti riprendo, che vedi. Sì, sì. Allora riprendimi adesso, presento un po'. Perché prima. Vuoi che la metto sul mio cavalletto? No, riprendi. Ah, beh, ma intanto riprendi così. Cari amici, c'era praticamente prima. Avevo tenuto un po' di zoom, speriamo che le immagini siano venute per intero tutto. Importante mantenere un po' di margine e siamo qui nel tetto dell'hotel Prealpi. Là c'è le luci. Aspetta. Hotel Prealpi. Qui si vede tutto, va lì tutto distrutto, tutto crollato giù. Piglia. A parte tutta l'acqua. L'acqua qui, ma. Qua si sentono le voci giù del paese. Ah, ma magari da lì riesco a posizionarla e facciamo un salutino là di qua. Vediamo se. Sì, un pochino più in qua. No. Continuano a vedere sti cazzo di cane. Allora sediamoci su qua. Beh, mettiamoci qua. Qua. Cari amici, siamo nel tetto dell'hotel Prealpi, ospedale Prealpi, colonia di Padre Beccaro, e oggi 14 maggio 2017, di un anno veramente veramente molto molto freddo, naturalmente meno male siamo venuti su in due. Pericolo di capre, vabbè, fa niente, il tetto che crolla, però stiamo attenti alle parti pericolanti, va benissimo, che ne dite? Ok, bella. Sì, allora, seguiteci numerosi. Allora, naturalmente, non è che dovete per forza, per carità, però chiaramente se riuscite a mettere un bel like, volendo un'iscrizione, se non siete ancora iscritti, al canale Gennaro Giannini, youtuber Mauri, capitano Barbadura. Che facciamo anche questo per voi, soprattutto perché ci piace documentare. Sì, allora, noi abbiamo questa passione a fare video nei luoghi abbandonati. Ma è una cosa positiva, perché? Perché sempre si fa in relazione alla speranza, e a volte diventa concreta, di far riprendere, di far risorgere questi posti.
Perché? Perché lasciarle così cosa fanno? Cosa succede? Crollano e basta. Crolla, basta. Allora la differenza qual è? Bisogna fare in modo che invece di crollare ci facciano qualcosa, ma non perché bisogna per forza fare qualcosa, è che una struttura di 105 anni, fantastica, bella solida così, dite un po' la vostra. Che facciamo? La facciamo crollare? Una struttura così bella? Meglio recuperarla. La struttura, ma è la logica! Invece costruiscono il nuovo, vabbè, ok, costruite il nuovo, benissimo. Però venite qua a farci qualcosa. Anche in relazione, chi lo sa, magari tornerà quel bel turismo di una volta. Per farlo tornare bisogna anche dare un po' quelle regole di una volta. La Belle Époque ha insegnato qualcosa. Allora... era la Versailles di Milano qua, allora insomma, giusto. Impegnarsi un po', se si può. Sì, per chi può lo fa. È una questione di soldi sempre. Chi può lo fa. Bene, allora, hai bisogno che ti senti... Speriamo che sia venuto tutto... Sì, io me lo auguro, anche perché ma qualcosa sicuramente è venuto, dai. Sì, sì, noi stiamo cercando di fare il meglio. Perché è un po'... Prima l'avevo messa un po' facendo lo zoom. Questo è il tetto, vedete, cari amici? Il tetto che è crollato. C'è la parte su. E Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, al 14 maggio 2017... sono riusciti a venire su, altri youtuber ma bene, dai Mauri, continuiamo. Devo riprendere? Ho 7 minuti, 6 minuti, poi farò altri file, allora potrei tentare ad andare su quella parte lì, solo un pezzettino. Vedo, scendiamo allora, vedo solo questa parte di qua, quindi questa è la parte crollata che siccome c'è il soppeso del tetto non entrateci. Questa è un'altra parte più asciutta, vedete, perché le assi non sono tutte crollate, vedete? Anzi qua tenta, no, questo è originale, Mauri, qua è originale, allora vi faccio vedere io, tanto poi vedrete tutti su YouTube, questa è la parte originale. Questo io lo riconosco. Questi sono assi originali, rimasti tal quale. Bene. Qua dovevano ancora sistemare il tetto e non hanno continuato. Mauri, di là c'è una parte del tetto originale. Siamo ancora sotto il tetto, quindi primo piano delle capre, secondo, terzo piano, questo sarebbe il quarto piano, è il sottotetto. E siamo proprio, si vedono le vecchie assi, queste sono assi originali. Sono assi originali proprio dell'albergo Prealpi, io penso assolutamente sono le assi originali del 1912. Quindi incredibile, sono delle assi che stanno su, assi di legno, che stanno su da 105 anni, mentre invece le assi di legno dovrebbero essere cambiate ogni 60-70 anni. A seconda poi dell'asse di legno, però quello è quanto tiene un asse di legno. E benissimo, quindi siamo riusciti a venire anche qua sopra. Adesso scenderemo, faremo vedere le parti più basse, poi c'è la parte iniziale naturalmente, e poi alla villa del padre Beccaro, che è la sede di questo istituto, la villa del padre Beccaro. Benissimo, a dopo cari amici. Vi giù di qua, eccovi giù di là, bene.
le parti esterne, particolarmente belle. Adesso facciamo vedere anche la parte del balcone. Il balcone sull'esterno è ben fatto. Ci sono vari balconi. Vari balconi. Al primo piano il ballatoio e vari balconi. Bene Mauri, continuiamo allora. Sì, continuiamo. Cosa facciamo? Vediamo... Scendiamo. Scendiamo. Piano, perché qua le assi tengono poco, però provato io prima, tengono, però sappiate, sotto le assi non c'è nulla. Forse qualche onda elettromagnetica, non lo so. Fa vedere a noi, qua suona tantissimo, non ci sono cellulari, tutto. Qui siamo, perché siamo sulle scale, qui? Mauri. C'è qualcuno? Sì, dice di sì, cazzo. Sì che c'è qualcuno. Lo salutiamo con tanto amore. Salutiamo. Salutiamo con tanto amore, grazie. Con tanto affetto. Grazie. Perché? Grazie. Perché chi non c'è più era prima con noi. Quindi ciao. È comunque una persona a noi cara che un tempo c'era. Non ti diamo fastidio? Accendi ste luci. Non ti diamo fastidio? No, sparito. È incredibile, non danno fastidio perché noi siamo di animo buono. Adesso è sceso qua. Hai acceso il cellulare, no? Hai acceso il cellulare? No. Continuiamo a girare per queste strutture. Lì l'Hotel Prealpi e adesso vediamo anche la Villa del Padre Beccaro, che è la sede di tutta l'organizzazione di tutto questo complesso edilizio che abbiamo visto. Ad adesso. Infatti, adesso andiamo. Hotel Prealpi. E qui la casa di Padre Beccaro. Andiamo a visitarla. E cari amici, siamo pure arrivati alla villa di Padre Beccaro. Il 14 maggio 2017. Adesso stacchiamo perché sta venendo il temporale. Il temporale abbiamo... Meglio andare perché scendono giù le capre dal volto. Se no dopo ci prendono la cornata. Veramente. Bene. In fretta e furia. Ma è vero, non lo diciamo per scherzo. No, c'erano le capre. Io ho messo un video che c'era la capra nera che chiamava le altre capre a raccolta. A venire. Per venire al riparo perché pioveva. E io ho il video con le capre al primo piano. Pensa a te che roba. Bene, cari amici, scendiamo in tutta fretta, andiamo fuori, andiamo, Mauri. Hai preso la torcetta? Sì, l'hai presa? La torcia l'ho presa. Però dici? C'è un nome, quindi tu gel, chi che è? Riprendimi allora dall'esterno.
mi fai un'inquadratura sullo sterno, sì, con la casa del padre Beccaro. Ok, da lì. La casa distrutta. Cari amici, siamo anche qui alla villa di padre Beccaro, che era la sede dell'organizzazione in tutto questo tempo. Adesso proprio dobbiamo andare, che viene il temporale, le capre scendono giù dal bosco e si va, ci conviene andare. Ecco. Da Gennaro Gelmini e youtuber Mauri, Capitano Barbadura. Mettete un like, iscrivetevi. E niente, spero che vi sia piaciuta questa nostra sperimentazione. Abbiamo fatto il nostro meglio, quello che possiamo fare. Ciao a tutti. Ed ecco, cari amici, Santa Maria Bertilla, nella chiesa di Vigiù c'è una cappella dedicata a Santa Maria Bertilla. Durante la Prima Guerra Mondiale, Santa Maria Bertilla Toscardini, che era infermiera all'ospedale che fu appunto l'ospedale Prealpi, l'ospedale Prealpi, durante la Prima Guerra Mondiale, e oggi giorno è santo. Vedete? Santa Maria Bertilla Boscardini, 1888-1922, infermiera a Vigiù dal 1917 al 1918, durante la Prima Guerra Mondiale, nel sanatorio ospedale Prealpi, che abbiamo visto. A Dio tutta la gloria, al prossimo la gioia, a me il sacrificio. Santa Maria Bertilla. E qui abbiamo un'immagine. Santa Maria Bertilla Boscardin. E poi praticamente la sua vita si conclude a 34 anni perché si ammala di cancro. Sembra incredibile, ma è così. O se sapeste quanta gloria si può dare a Dio in un solo istante. Questo è quanto diceva Santa Maria Bertilla Boscardin.
la chiesa. Santa Maria Bertilla veniva qui a pregare. Questa è la chiesa. Ormai adesso rimane poco, ma questa è la chiesa. Suor Maria Bertilla veniva qua, la Santa Suor Maria Bertilla veniva qua pregare, che svolgeva attività di infermiera qui nel 15-18 durante la prima guerra mondiale, e in questo per i tempi era diventato un ospedale, quindi per prealti, ospedale da campo militare durante il 15-18 la prima guerra mondiale, e poi mano a mano è diventato l'istituto di Padre Beccaro, un istituto per bambini orfani di guerra che lavoravano e studiavano, lavoravano nelle tavole di giù, nelle miniere, tanto per cambiare. E qua sta crollando. Questo, vedete, una volta quando lo facevano con le canne di lago che raccoglievano, a volte le mettevano nei sottotetti, nei muri. Vedete. Qua stanno rifacendo, stanno facendo qualche lavoro, eh? Ah, vedete, i muri sono verdi marcio, qua ce n'è da fare la vista si prospetta bellissima, salvo vedete che muri sono questi. Muri portanti sono così, come quello là. Qua addirittura la piantina che ci cresce e il muro portante ridotto. Però stanno sistemando qualcosa. Questo è il ballatoio da cui si godeva il panorama. Di là è Saltrio, perché Viggiù è di qua, però noi siamo ancora in territorio di Viggiù. Metto qua. Cari amici, una giornata piovosa, ma l'ho utilizzata per questo sopralluogo. Hotel Prealpi, durante la guerra anche ospedale, nella prima guerra mondiale, e anche rifugio per bambini. Nella seconda guerra mondiale c'erano i bambini orfani di guerra.
cosa dirvi? Qua, nella prima guerra mondiale, 15-18, faceva il servizio ospedaliero come infermiera la Santa Maria Bertilla. E quindi una santa ha fatto l'infermiera qua. Mi pare una cosa bellissima. Cassetta delle lettere. Ma ai terroni piacciono le polentone. Praticamente questa frase è da distogliere da un fatto nord-sud, da vedere un po' in senso positivo, eh? Positivo, positivista. Quindi, praticamente, certo, c'è questa combinazione in Italia che persone del nord si sono sposate con persone del sud con persone del nord. È così che è successo da queste parti in Italia. Altro che... il tetto. Diceva l'oroscopo di oggi, state attenti alla svista, no, ho solo visto delle capre sotto, le capre che si rifugiano per il freddo, per l'acqua, per la pioggia, delle capre di razza scamosciata alpina, erano delle capre, praticamente la capra si univa al capriolo, veramente. A volte la capra si univa al capriolo. Solitamente
magari un capriolo maschio che non riusciva, che non era un capobranco, non riusciva ad avere la capra femmina, il capriolo femmina, si univa poi a una capra di un pastore e nascevano queste capre, da cui sono derivata la razza scamosciata alpina. Ma guarda che strano, tutto si confà alla nostra scritta nord-sud, sud-nord. La stessa cosa, le capre, beh, alla fine quando ci si ama, qual è il punto? Ci si ama e si superano le distanze, i divari. Una volta si comprendevano bene queste cose, non sempre. Adesso speriamo che torni un tempo, non per forza, appunto, ad amare liberamente nel rispetto dell'altro. Quindi la nostra libertà è nel rispetto dell'altro. Naturalmente per avere la nostra libertà dobbiamo avere quella parte nostra vitale. Quindi dobbiamo essere messi in grado di poter vivere, la nostra vita con ciò che occorre. Il rumore di un aereo. Più a nord abbiamo l'aeroporto di Agno in Svizzera, vicino al lago di Lugano.